Ma il ruolo che Vedo Green si è assegnato e che un'iniziativa come quella di oggi le riconosce, credo che sia molto importante per due ragioni essenzialmente. Una prima, perché il settore green è in fortissima crescita, ma ancora non è definito nel suo perimetro con esattezza, per cui non ci sono ancora quegli elementi, diciamo, di carattere esponenziale degli interessi di questo settore, ma sono piuttosto magmatici. E devo dire che Vedo Green con questa iniziativa fa da punto di riferimento anche per tipologie di industrie diverse tra di loro. Il secondo elemento è dato dall'importanza del capitale di rischio in questi settori, perché sono tutti settori, questi del green, in cui occorrono degli investimenti e di dimensione abbastanza significativa. Si tratta in sostanza di attività capital intensive e, non essendoci anche per questo aspetto dei consolidati corridoi per veicolare la domanda e l'offerta di questi capitali e l'organizzazione anche a finalità industriali, credo che sia un esperimento pilota questo di Vedo Green che sta partendo con i migliori auspici. Terni Energia si è adattata al mutevole scenario normativo. Il core business fotovoltaico resta core business della società, ovviamente è cambiato l'ambito di attività, nel senso che oggi più che in Italia si lavora all'estero. Noi lavoriamo con una metodologia che consente, diciamo, un'integrazione degli aspetti finanziari della società, per questo parte il progetto RA, che è molto innovativo e nella sostanza si configura come un fondo immobiliare riservato ad investitori istituzionali, che farà sì che Terni Energia possa lavorare a livello globale, avendo un supporto finanziario, lavorando su commessa già sul venduto in sintesi. E questo noi riteniamo che sia un aspetto di fondamentale importanza. Per quanto concerne l'innovazione, mi limiterei a due aspetti: uno sulla parte LED, dove abbiamo presentato proprio alla Fiera di Milano in questi giorni le lampade LED per l'industria, diciamo, con la migliore resistenza in ambiente ostile, quindi soprattutto a livello di temperature, che integrano la nostra attività attraverso Lucos nel settore dell'efficienza energetica. E sotto altro profilo, il Waste to Energy, nel senso che ormai i rifiuti sono una risorsa anche per noi, e il loro sfruttamento a fini energetici e il recupero di materia è oramai un aspetto, diciamo, nuovo per la nostra azienda, ma che ci fornisce una ulteriore occasione di essere protagonisti anche in questo settore, non solo in Italia.